Proseguono fitte da parte dei carabinieri della Compagnia dell'Aquila, diretta dal maggiore Luigi Balestra, le indagini dopo la rapina ad Aragno di domenica pomeriggio, nella quale è rimasto ferito il padrone di casa, Mario Colabianchi, che ha denunciato l'accaduto attraverso un post su Facebook, postando addirittura le foto della sua testa insanguinata. I carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire bene quanto accaduto nell'abitazione privata di Aragno dei Due, che si trova in una zona molto abitata, sulla strada. Stando alle prime informazioni raccolte dai presenti, i carabinieri stanno ascoltando comunque tutti i testimoni. I padroni di casa si sarebbero accorti della presenza dei ladri mentre erano in casa. Di lì il tentativo del proprietario di acciuffarli. Nella colluttazione, uno dei malviventi, erano due secondo le testimonianze, avrebbe preso da terra un semiasse di un furgone del figlio che fa il meccanico e li avrebbe usato a mo' di spranga di ferro per colpirlo. Il padrone di casa ha raccontato agli inquirenti che la moglie sarebbe stata pure minacciata con un coltello da cucina. Secondo le indagini, i ladri non sono entrati in casa armati, ma hanno usato ciò che hanno trovato nell'abitazione. Era presente anche la fidanzata del figlio dei coniugi. Si ipotizza la presenza di un terzo complice. Aragno è una frazione abbastanza isolata e i due si sono dati alla fuga nelle campagne. Ma questo elemento per ora è un'ipotesi non corredata da fatti o testimonianze, supposizioni alle quali comunque gli investigatori stanno lavorando. Di certo questa rapina cruenta ha messo paura nella popolazione. D'allarme. I proprietari stanno anche vedendo, mettendo a posto casa, se effettivamente i ladri sono riusciti a portare via qualche oggetto o denaro.